siamo qui oggi, che ore sono? Beh, saranno le 3:30, quasi 4, e stiamo andando a Kuala Lumpur in centro. Io con i due Paoloni, quello dai box, ecco, e quello da coreano. E andiamo a spendere quei 70-80 mila euro a testa in roba elettronica. Calma, calma. È falsa. È falsa. E poi andiamo a mangiare dal nostro amico Modesto, se non ci caccia fuori dopo che gli abbiamo sfasciato il ristorante del 2008. Quello di Marco Simoncelli è un caso esemplare ed eclatante di vitalità dopo la fuga da questo nostro mondo. È da anni ormai un caso unico di presenza nella vita della gente. Si infiltra come l'acqua, pervade, dà concretezza fisica ad un ricordo, dà spessore al suo essere stato un ragazzo speciale ancora prima che un pilota speciale. Sembra persino di fronteggiare la dimostrazione empirica che in realtà forse non si muore veramente, non del tutto. Il vuoto che ha lasciato Marco Simoncelli prosegue oggi con dei pieni affettivi che hanno a che fare coi migliori valori dell'uomo. Le tipiche cronache del dolore nel suo caso non hanno attecchito. Da qualche parte, il ricordo del Sitch, un sorriso che uccide la retorica, te lo tira fuori sempre. Questo video sarà autodistrutto entro 10 minuti. L'eredità vera che ci portiamo appresso dal 23 ottobre del 2011 a Sepang, in Malesia, quando Marco Simoncelli in MotoGP si era già avviato a diventare una leggenda dello sport, è il valore dell'autenticità. Per essere uomini speciali dopo, servono i valori prima, e nei valori, ci dice Marco oggi, serve essere uguali a se stessi qualsiasi cosa succeda. Per chi ci invidia la fortuna di averlo conosciuto veramente, abbiamo una consolazione. Lo avete conosciuto anche voi, perché nel privato, nei momenti di sé che ci regalava con generosità e sincerità spiazzanti, era lo stesso che vedevate attraverso la TV. Questo è tutto, ci sentiremo al TG delle 20. Arrivederci. In questo viaggio ci serviremo delle parole di Marco Simoncelli, quelle esclusive impresse su un nastro e consegnate a Paolo Beltramo per la realizzazione di un libro sulla sua vita. In questo viaggio saremo accompagnati solo dalle testimonianze di chi nell'armonia di Marco era di casa. In questo viaggio non troverete sua mamma Rossella. Marco lei ce l'ha regalato. La casa dell'armonia è lei. Basta e avanza. Ha guidato lui le moto e la sua vita per diventare ciò che è stato. Carburato nel vivere da una famiglia che sull'unità ha basato la propria crescita. Dal nulla a tutto questo. Dalla fatica a mettere insieme i soldi per vivere alla realizzazione di un progetto sportivo e umano enorme che si basava su una regola sola, la regola di Marco: circondarsi sempre di persone con cui si sta bene, a cui volere bene e da cui essere benvoluti, a costo di rinunciare a qualcosa subito per raccogliere dopo. L'amore attorno prima di ogni altra cosa, la regola di Marco. La storia di Marco Simoncelli e della sua regola inizia il 20 gennaio del 1987 a Cattolica. È il primogenito di Paolo e Rossella Simoncelli, a cui seguirà la sorella Martina 10 anni dopo. Marco grosse scarpe, poca carne. Marco grosse scarpe, poca carne. Era la figura perfetta. Abbiamo chiamato Marco proprio perché la canzone di Dalla. È nato un po' prematuro, era 2,4 kg. Ricordo due cose, la testa, che era tutta ondulata per lo sforzo, aveva un gran pisello, cioè che è esagerato, che poi ha mantenuto nel tempo, e questo bambino piccolino con due lombari eccezionali. E quindi vederlo lì nell'incubatrice e sentire questa canzone, Marco con le scarpe, poche carne, così, insomma, ci è sembrato il nome giusto. Sa cosa farà, poi c'è qualcuno che trova una moto, si può andare in città. Questa moto è una moto che abbiamo acquistato da Manuel Poggiali, anzi dal babbo Claudio, perché dopo le prime volte che lo portavo a noleggio, che costava 20.000 lire, la prima volta bastavano 10 minuti, la seconda volta 20, insomma siamo arrivati a spendere 100.000 lire ogni volta, e io ho detto aspetta che compriamo la moto che forse è meglio. E quindi da lì è stato il primo step. Simoncelli Marco, moto Pasini, nuovo motoclub Renzo Pasini di Rimini. La gara meglio di così non poteva andare, infatti sono partito subito al comando, sono andato via, e però dopo è iniziato a piovere a metà gara e lì mi sono preso un po' uno spaghetto, per fortuna dopo ho smesso.
Marco adora le moto. A 7 anni comincia a correre in minimoto. A 12 è campione italiano. A 13 è vice campione europeo. È un bambino romagnolo sveglio e velocissimo che cresce nel confronto con altri piloti che faranno strada. Tra il rivale di sempre Andrea Dovizioso e l'amico di sempre Mattia Pasini. Da Pasini ho corso dal 96 al 2000, 2001, quindi 5-6 anni. È sempre andato alla fine tutto benissimo. Io, cioè, proprio il gusto che avevo quando andavo alle gare di minimoto era bellissimo. Mio babbo, mi ricordo che la sera preparava la moto nel garage, sistemava tutte le cose. Io che stavo lì magari con lui fino alle 10, poi andavo a letto perché la mattina dopo bisognava partire. Luca e Maurizio Pasini l'hanno aiutato tantissimo perché veramente lo hanno adottato. Parlavamo tantissimo, si confrontavano, quindi è stata la persona giusta in quel momento. I rossifumi dell'epoca, i 46, si cominciavano a vedere come idolo, come degli idoli calcistici, un idolo motociclistico, e quello era il loro riferimento. Abbiamo iniziato a fare i viaggi per andare alle gare, allenarci, quindi siamo un po' cresciuti insieme con le stesse passioni e evidentemente, sai, andavamo molto d'accordo. Dopo lì sono come quelle persone che, con cui ti trovi, no? Quindi da lì è sempre stato una cosa naturale, ecco, un fratello. Quando era piccolino la sera stava qua a Zonzo con suo babbo, quando era di sera veniva qua e noi stavamo mangiando, io e mia moglie. Armanda, dammi un pezzo di pietra, dammi un pezzo di piada o un pezzo di pane. E Marco era bravo. Terra a terra proprio, ci faceva voler bene da tutti lui. All'epoca in cui Marco ha corso con noi e anche Mattia, c'erano vari galli nel pollaio. Tutti i weekend noi correvamo. Stupendo, te vai a scuola con tutti i bambini, però tu il sabato pomeriggio ti viene a prendere il babbo e vai a correre in moto. Bene. Avevamo 7 anni quando cominci a correre, ti conosci subito perché soprattutto quando sei piccolo vuoi assolutamente essere il migliore, vuoi vincere, ed eravamo bravi da subito, quindi ci siamo scornati tutti gli anni. Allora niente, partiamo e in gara eravamo noi tre, andiamo via davanti, Dovizioso davanti, io secondo e Angeloni terzo. Niente, a un certo punto verso metà gara decido di passare Dovizioso, solo che praticamente per passarlo in un S vado fuori traiettoria e cado. Scivolo, travolgo Dovizioso, quindi io e lui in terra e niente, quindi devo... Avevo visto come perso tutto, solo che mi è venuto un lampo mentre stavo rotolando, ho visto Angeloni che mi passava di fianco, lo avevo allungato il braccio, ho cercato di prenderlo e l'ho anche preso, solo che purtroppo è rimasto in piedi. Siccome a Dovizioso, insomma, l'avevo buttato per terra, a fine gara gli sono andato a chiedere scusa, no? E lui, simpatico com'è, mi ha detto, certo, oh scusa, però le scuse non bastano, mi ha detto. E ho detto, allora, e cosa ci voleva? Ah, non lo so, la prossima volta provo a mandare indietro il tempo. E poi dopo sono andato a chiedere scusa anche a Angeloni, che gli ho detto che l'avevo toccato mentre cadevo, ma non l'avevo fatto apposta. Da subito Marco era molto aggressivo in pista. E di conseguenza, oltre che a scornarci per il risultato, avevamo due idee completamente diverse di approccio nel combattimento e quindi siamo subito diventati opposti. E quello ha creato il non rapporto. Fatto secondo e... Avevi pensato di vincere? Sì, perché ero in testa, dopo però mi sono steso e... Se gli dicevi di fare una curva in pieno, piuttosto si stampava nella rete, ma la faceva, ecco, uno un po' di quelli giusti. All'inizio con poca esperienza, però si buttava subito nella mischia, nella lotta. Non,
non aveva timori riverenziali, quindi credeva molto in se stesso. Coriano, sulle colline dolci del Riccionese che guardano il mare in lontananza, diventa il paese di adozione dei Simoncelli che vi prendono casa. Era il 2001, mi sembra ottobre 2001, io avevo 14 anni. E allora mio papà aveva uno scooterone, un Majestic 2,5, che io tra l'altro non potevo guidare, però lo prendevo sempre, giravo lì nel cortile di casa mia, su e giù per il viale. E naturalmente andavo come un deficiente, tanto a 14 anni uno che testa può avere. E andavo su e giù. Adesso penso come ero a 14 anni. E mia mamma, che è un po' più di anni di me, mi diceva: Marco, sta attento che adesso deve venire sulla nonna, e quindi insomma sta occhio a andare giù. E io, ma frega a me se viene qualcuno. Continuavo imperterrito a andare su e giù a tutto gas, finché a un certo punto, andando in giù, vedo sbucare da dietro l'albero la sagoma bianca dell'Opel Corsa di mia zia, e tra accorgermi che arrivava e prenderla piena è passato niente. Un po' frastornato, la prima cosa che vedo è mia zia che non riusciva a uscire dall'Opel Corsa, perché dalla pacca che gli avevo dato gli si era accorciata tutta la fiancata e non gli si apriva la porta. Mandato 15-20 punti nella gamba, mandato un'altra ventina di punti in bocca, che mi ero qui tipo il labbro, mi era venuto giù tutto, si era scollato un macello. Marco cresce come un ragazzino sveglio a scuola, casinista e integrato con gli amici, è scapestrato e indomabile, ma vero. Io come tipo sono stato a livello, diciamo, non agitato, ma non stava buono. Infatti ci vedevamo spesso o a casa mia o a casa sua per fare i compiti insieme, e dopo 5 minuti magari mia mamma entrava in cucina e ci vedeva noi che ci rincorrevamo per il tavolo tirando gomme, penne. Infatti ho ancora non so quanti libri, diari con le sue firme da piccolo, a 10 anni, che li continuavo a fare. Questo è per quando sarò famoso, guarda, sta buono, va là, non mi sporcare i libri. Facevamo le foto di classe e ognuno lasciava una dedica, una firma di tutte le foto degli altri compagni, e lui solita firma con scritto: un giorno diventerò world champion. Si ispira come molti a Valentino Rossi, a un motorino, il mondo da esplorare e un obiettivo. Lui non sogna di diventare un giorno campione del mondo, semplicemente sa che un giorno lo diventerà. Avevamo altre passioni in comune come il calcio. A casa sua Coriano, facevamo le porte tra due alberi e facevamo la solita, noi la chiamavamo tedesca. Per chi non sa giocare a calcio è un gioco di merda, perché ti mettono lì in porta e ti calzano addosso e non è divertente. No, io dicevo piano e loro tiravano sempre più forte. Gli piaceva giocare anche forte, anche organizzavo ogni tanto delle partite di calcetto, calciotto tra tutti noi. Con Valentino anche con Valentino. Marco era un bel centravanti. Il problema è stato a 14 anni, quando ho dovuto scegliere se continuare in moto o fare il calciatore. Non ci ha messo un attimo, ho scelto il moto. Quando Marco ha scoperto che io facevo la maestra di sci, si è preso benissimo e niente, da lì abbiamo iniziato a frequentarci sia con la Kate, poi anche con Marco. Abbiamo iniziato ad andare a sciare a Livigno, eccetera. Poi da lì poi Luca è venuto subito dietro con noi. Si è formata questa meravigliosa compagnia dove sia d'estate che d'inverno si andava sempre in vacanza o a sciare, insomma era veramente bello, e lui davvero era il trade union di tutto, perché passava tutto da lui e ci teneva veramente a star sempre con tutti. Nessuno si sentiva mai escluso, nonostante lui fosse assolutamente il leader. C'era il gruppo dello sci, c'era il gruppo che veniva al mare, ma eravamo più o meno sempre quelli. Eravamo anche amici che disposti comunque a fare 300-400 km per vedersi, fare una serata insieme anche. E uno! E due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto! Andiamo a fare l'amore! Danni ne abbiamo fatti parecchi. Mi ricordo un inverno che eravamo in macchina, stavamo tornando a casa sua Coriano, e per arrivare a casa sua ci sono un paio, due o tre tornantini,
e aveva nevicato quell'inverno e lui guidava. Di fianco c'era Paolo e diceva: Marco, vai piano, perché conoscendo il soggetto, vai piano, vai piano, vai piano. E niente, lui a un certo punto arriva all'ultima curva e anche se andava piano guarda suo padre, sapeva già di averla persa la macchina. E tempo zero, finiamo di traverso in un fosso con le appoggiati su un fianco e Paolo lo guarda, non sapeva se ridere, mettersi a piangere, poi ha detto una delle sue. 10 anni dopo è migliorato, 10 anni fa non era così, a volte quando si incazzava era inaffrontabile. E rompeva le macchine perché questo era proprio il somaro, rotonde, qui tutta colpa di Babbo Di Vale, lui faceva il drifting, una domenica lo passa a prendere, aveva 15 anni, aveva. E siamo andati a Imola, che c'era appunto questa gara, questo incosciente, diciamo. Alla fine gli ha dato le M3 per fare una gara con una. E ricordo che l'unica cosa che gli ha detto è stato: beh, qui l'importante è non sbatterla contro il muro. E niente, c'era sta stradina strettissima e io volevo arrivare lì di traverso. Solo che c'era il brezzino in terra e invece che partirmi giù mi ha smusato, sono andato in pieno contro la casa che faceva angolo. Io dovevo dire a mio babbo, che era riccione, allora lo chiamo, non sapevo come dirgli: oh, vai, ieri sera, cosa? Un muro mi ha attraversato la strada. Nome? Simon Cetti. Cognome? Marco. Luogo di nascita? Cattolica. Classe? Terza C. Classe tanta. La vittoria del titolo europeo in 125 nel 2002 apre a Marco la possibilità di entrare nel moto mondiale. La strada gliela spiana Massimo Matteoni, un romagnolo chiuso ma innamorato del talento di Marco e delle sue aperture alla vita. È l'uomo perfetto per stare nella regola di Marco, per costruire l'esperienza su un giovane tutto talento e istinto, per togliergli di dosso certi automatismi da minimoto. Questo ragazzino è diventato un po' più grande, ha cominciato a venire in officina. Ce l'avevi sempre intorno e voleva sapere cos'era quello, perché la tolleranza del pistone, perché la fascia elastica è elastica. Cominciò a diventare simpatico e allora: ma tu chi sei? Ah, io corro con la mini moto, mi chiamo Marco, di qua e di là, bene. E così è iniziata questa simpatia, diciamo, sia mia verso di lui che lui verso di me. Con Matteoni ho fatto il trofeo dell'italiano il primo anno, il campionato europeo che poi l'abbiamo vinto il secondo anno e anche le ultime 5 gare di mondiale ho fatto. Un giovane secondo me da lui impara, quando sei un debuttante tanto non è che hai bisogno di tante cose, hai bisogno di una moto che ti trovi un po' di feeling, che la conosci, e con lui chiaramente metti su 16 gare, 10 non le facevi benissimo, però in cinque gare potevi dire la tua, ecco, potevi farti vedere. Matteoni è stato un maestro eccezionale, burbero quanto volete, però ex pilota, e lui sapeva benissimo dire la cosa giusta al momento giusto. Marco è caduto, è sotto i suoi occhi, e quando è rientrato gli ha detto: allora Simoncel, così credi di essere su una Ferrari? Te c'hai 2 ruote, entri in curva fortissimo, tutto piegato, è chiaro che non cadi, hai la gomma che si è troppo steso per terra, ma cioè non è mica hanno 4 ruote. E lì, mentre mangiava, gli spiegava cosa avrebbe dovuto fare. Lui guidava una mini moto, bloccava i piedi nelle pedane e quindi il suo oggetto era moto e pilota, piegavano così. Quindi lui continuava nel 125 a fare questo lavoro e quindi era facilissimo cadere. Questo è un Gilera KK, in cui ho lasciato anche il portachiavi perché era uno dei miei preferiti, questo scarpa. Qui l'ho comprata a un fallimento per 350.000 lire per andare in un piazzale e fare imparare in mezzo ai birilli a muoversi col sedere e con le gambe. Siamo stati una giornata intera in un parcheggio e alla fine non riuscivo più a fare le curve come prima. Il risultato di questo allenamento, la domenica dopo a Magione, non è mai caduto e ha fatto il podio. La
statura di Marco aumenta fino a metterlo a disagio sulle piccole 125, categoria nella quale rimarrà per 4 stagioni, centrando nel 2004 la prima vittoria della carriera sul bagnato di Jerez dopo essere partito dalla pole. Da lì in poi Simoncelli è sempre in lotta per le prime posizioni. È maturo, si lascia scoprire dagli appassionati. Sono passato poi nel team di Fiorenzo Caponera nel 2004-2005 e secondo me in quel team lì comunque ho fatto anche un salto di qualità, nel senso che comunque ho imparato bene a mettere a posto la moto, nel senso a lavorare come un pilota vero, diciamo. Da campione europeo a livello mondiale il passo era comunque grande, forse più di adesso. Lui aveva una stazza molto importante, quindi lì veramente faceva fatica proprio di peso anche e di misure sulla 125. Già da ragazzino era uno che lavorava molto sui suoi punti deboli per migliorarsi in continuazione. Marco ne aveva di più, ha fatto più sacrifici. I piedoni che lo costringevano a correre, lui correva con quasi 2 numeri in meno di stivali per essere più aerodinamico, per essere più veloce. E dopo io ho visto in lui proprio la voglia di arrivare, la voglia di farcela, proprio si vedeva. Ne abbiamo un altro, ne troviamo un altro, Marco Simoncelli da Cattolica, c'è e vince la sua prima gara, partendo dalla pole, grandissimo! Sono felicissimo, il mio primo podio, la mia prima vittoria. E niente, sono partito bene, ho aspettato un po' i primi giri e non ho fatto errori. Dopo sono stato fortunato alla fine che Stoner era caduto, mi dispiace per lui, però le gare sono così. Marco è stato uno dei pochissimi piloti a finire sul topolino e questa un po' la colpa la dobbiamo un po' a Guido Meda che... con il suo soprannome di Super Pippo, che gli aveva affibbiato giustamente per il suo modo un po' di camminare, di muoversi, e poi vedi che la gente gli mandava anche Pippo con la S del Super Pippo. Sta diventando un bel ragazzino, spontaneo, simpatico, amatissimo dal paddock, ma non da tutti gli avversari, che cominciano a conoscerlo come pilota che in gara non va per il sottile, ma che di rancori, secondo la sua regola, non ne serva. Valentino Rossi è tra quelli che capiscono Marco e la sua regola, vede in lui un compagno di divertimenti e gli apre, primo fra tutti i piloti della storia, le porte del suo parco giochi. Si alla cava per passare l'inverno, per passare i sabati, niente. Adesso tra un po' comincio ad andare a girare e speriamo che sia servito venire qui. Prima moto da cross di Marco, comprata da Vale, è stata la prima vera moto di Marco. Alla cava, io mi ricordo la prima volta che sono andato, era un disastro, non sapevo proprio come si faceva. E dopo da Vale avrò preso 25 secondi al giro, più o meno. Prima di lui io ero molto restio a fare vedere il mio modo di allenarmi, e i miei segreti e il mio modo di preparare la gara a tutti, no? Non che sia una cosa particolarmente speciale. Allora Marco è venuto da me e mi ha chiesto se si poteva allenare insieme a me. Dai, facciamolo, lo abbiamo aiutato e Marco ha migliorato moltissimo e da lì secondo me è stato l'inizio per l'Academy, no? Dove comunque abbiamo capito che ci dava gusto anche aiutare gli altri. Simoncelli è una musica allegra nel frastuono dei motori, è un talento buono per ridere, per lottare con le ruote nel fango, per giocare a fare i traversi con tutto ciò che si muove.
Sembrava super Pippo, io pensavo, ma questo come fa ad andare forte in motocicletta? Che là è tutta una questione di ritmo, di armonia. E porca miseria, non avevo capito niente, perché la verità è che Marco era un campione. Simoncelli che sta rischiando l'impossibile, perché ancora lui ci crede, vuol rientrare su Mattia Pasini. Dalla cava a Renz, le carenate dove sarebbero arrivate a questo punto, perché comunque dava una carenata a me, lo conosco e ci può stare, ma magari a quelli nuovi gli avrebbe potuto anche fare male. Marco Simoncelli, te parti con ambizioni di poter vincere questo prestigioso titolo della cava del mondiale dei traversi, però già voci dicono che salterai le prime due prove addirittura per andare a fare dei test in Malesia, ma è vero? È vero, benché questo sia il mio primo impegno a livello di importanza, devo andare a fare questi test in Malesia, ma penso che me lo posso permettere, tanto il campionato lo dovrei vincere sotto gamba. Per me lui era un giovane antico, cioè era un ragazzo di età giovane, ma con la mentalità di quando amavamo i motorini noi negli anni 80, no? C'era appassionati al carburatore, al motorino, magari non te ne fregava niente ad andare in discoteca perché dovevi smontare il carburatore da un motorino, metterlo su un altro motorino, andare a prendere una marmita. Era uno dei nostri, e con questo assomigliava molto anche a Valentino, che comunque anche lui è abbastanza grande, portato nell'epoca di adesso, che rispetto agli altri era una mosca bianca, ecco. Simoncelli entra alla cava, entra nel mondo già strutturato del campionissimo, portandovi il bello della sua anima e della sua personalità umana e agonistica. All'interno, prova subito in un varco che non c'è! Valentino, oh, contatto tra i due! Ma non molla Simoncelli, spettacolo! Adesso fregare male, non è che il primo che arriva lo frega, hai capito? Però c'era della bella bagarre e spesse volte lo fregava anche. Speriamo che riparta male un'altra volta il biondo, sennò non so se ce la faccio a tenerlo dietro tutta la gara. È una bella persona, onesta, e a me in qualche occasione mi ha aiutato. Ci stimiamo, penso, abbastanza. Ho avuto dei buoni rapporti con gli altri piloti, e però con Marco è stato quello con cui sono stato più amico, ecco, e che abbiamo passato più tempo insieme. Eravamo forse a Cavallara e giravamo sempre con la moto da cross e eravamo veloci, stavamo dando la paga al Sanchio, e mi ricordo che il Sanchio invece fra un turno e l'altro ci ha fatto ubriacare. Nel senso che abbiamo cominciato a mangiare il salame nel camioncino e lui ci ha dato anche due bicchieri di vino rosso e poi abbiamo capito che eravamo completamente ubriachi e che abbiamo detto adesso dove andiamo, e il Sanchio ci ha battuto. Ecco. Quando ti sei visto il Sanchio davanti? Ma io ho molta stima di Sanchini, Loretto. No, la verità. Diavolo mi ha tirato il culo da macchina. Se lui voleva andare a girare con la moto da cross, e tipo a Faenza, e tipo che c'erano un sacco di moto, e che noi cercavamo un po' di andare nei giorni dove ce n'era meno, e lui insisteva, no, andiamo che non c'è tanta gente. Va bene, allora partiamo, e a metà viaggio, penso che ero col Sanchio, lo chiamo, e gli diciamo, allora com'è? Sì, tranquillo, si sta bene? Sì, tranquillo, vai, siamo solo noi. Siamo arrivati là e c'erano 40 moto, lui che rideva e ci ha detto, sono sicuro che se vi dicevo che c'erano 40 moto magari non venivate. La scelta di Faenza, con il traffico che abbiamo trovato in autostrada, la pista che dura, polverosa, non ci abbiamo trovato... La pista è bellissima, c'è il pongo. La pista dura, polverosa... A tua discolpa. Anche perché te mi hai detto abbiamo deciso di andare a Faenza, ma in realtà mi sembra che questo abbiamo deciso non è stato proprio... Ho deciso di andare a Faenza. Comunque, voi è perché avete sbagliato l'ora di partenza. Se partivate alle 3:30 come me, sono venuto su a tutto gas. Quindi il traffico si poteva evitare. Tra Cattolica e Rimini Nord comunque. Comunque non si capisce mica perché c'è la fila. Perché? No, se lo fermi. Ma non sai cos'è? Che aspetta. Sì, hai fatto la fila? Sì. È pronto per la 2,5, la categoria è selettiva. L'Aprilia lo promuove nel 2006, affidandolo al capotecnico blasonatissimo Rossano Brazzi. Ma un problema di salute di Brazzi e un'incompatibilità di fondo tra anime e metodi di lavoro semplicemente differenti rendono quell'esperienza un capitolo difficile per tutti.
Nel 2006 sono passato con Brafi perché pensavo che quella fosse la squadra migliore probabilmente a livello tecnico. Dicevano che Brafi era un po' un burbero anche lui, però io, cioè, dato d'accordo con Matteoni, vado anche con lui. Invece con lui d'accordo non ci sono mai andato. Poi dopo, quando le cose vanno male alla fine, probabilmente anch'io ero meno maturo di adesso, e dopo è facile che quando va bene va sempre meglio, quando va male va sempre peggio. Con la squadra di Brassi non c'entrava niente. Non era il suo modo di pensare, non era il suo modo di vivere la messa a punto della moto. E a un certo punto, sempre in Malesia, mi viene Paolo nel box di Matteoni e fa: vieni là da Marco che non vuol fare più il pilota. Io non sono più capace, quello là mi disse che Valentino guidava così, che Melandri guidava così, e io non sono capace di mandare la moto, sono solo un sacco di patate. Lui, prima di dire la moto non va bene o quello ha sbagliato, prima diceva: ma ho sbagliato io, e a volte mi faceva veramente incazzare. Non era uno che ti metteva pressione, era uno che addirittura ti aiutava nel trovare la strada, la via per farlo. Dovevi inventarti le parole giuste per fargli capire che non sei tu che non vai. Io sono sempre stato uno che non ho mai cambiato molti team in vita mia, perché alla fine se in un posto mi trovo bene, mi piace la stabilità. Sì, sì, sì. Gas! Lui aveva bisogno intorno di gente che credesse in lui. C'è il momento in cui io dico: ah, sono sfigato, sono sfortunato. E lo sentivo ripetere troppo spesso. Che un giorno l'ho portato su un cavalcavia di Cattolica, vicino all'autostrada, in cui c'è una foto di due fratelli che sono morti investiti da una macchina. E allora ho detto: vedi Marco, questi sono sfortunati che... non tu che fai quello che ti piace. Poi l'ho portato a Monte Tauro, dove ci sono dei bambini che è difficile guardarli, disabili veramente. Beh, direi che lì veramente si è forgiato, è diventato un grande in tutti i sensi. Per drammatizzare va fatta una maglietta con mi sembra che ci fossero quattro icone: era la moto sbarrata, la macchina sbarrata, un cuore spezzato e la quarta cosa non me la ricordo, che stava a significare che aveva sbattuto la macchina, che con le moto non andava bene e che io gli avevo spezzato il cuore, che vabbè, l'aveva estremizzato, e il quarto non me lo ricordo. La mamma lo ha martellato di brutto, tanto anche insultato da noi. Però cazzo, lui ha capito alla fine che ha fatto lo scatto, il resto è storia. Marco Simoncelli per la prima volta si deprime e, secondo la sua regola, ha bisogno ora di chiamare amore attorno a sé per tornare in possesso della sua dimensione. C'è un periodo che i genitori ti danno proprio fastidio, quando ti senti magari che vuoi diventare grande, che hai 15 anni, 16 anni. Però in realtà, se ci pensi adesso, sei ancora un pirletto, un bambino, no? E invece, io mi sono accorto da un paio d'anni a questa parte, alla fine tu ti accorgi anche che invece i genitori sono quelli che ti vogliono bene davvero e che nei momenti brutti, alla fine, invece loro ci sono sempre. Marco era talmente fiero di quello che aveva attorno che lui, per andare bene, per sentirsi veramente forte, aveva bisogno di sapere che la mamma stava bene, il babbo stava bene, la sorella stava bene, che la nonna era a posto, che non c'era... Ecco, lui in questo contesto qui diventava insuperabile, diventava fortissimo. Con tutta la mia famiglia eravamo molto uniti, veniva in casa mia, io andavo in casa loro, era il figlio maschio che io non ho avuto, in poche parole. Mi svegliava alle 3, alle 4 di notte che mancava uno per giocare a biliardino, e chiamava e telefonava e dovevi alzarti, andare giù e fare la partitina al biliardino. Prima di lavorare per lui io mi ero già ritrovato a casa sua, quindi mi sembrava tutto così strano. Sentivo in lui che quando tornava a casa dalle gare aveva questa voglia di ritornare a casa, gli piaceva essere avvolto da questa familiarità, ecco. Quando veniva qui ci abbracciavamo
e sembrava di abbracciare un albero. Oh mare. Lui amava anche l'erba del suo giardino, lui quando tornava dalle gare lui stava bene qui, ecco, questo era il suo modo, questa era la sua casa, la sua famiglia, la mamma arrabbiata che sapeva tutti i suoi vizietti. Tra padre e figlio non è mai facile, penso. Anche noi quando ci prendono 5 minuti scattano gli urli. Spesso tipo con i genitori, sai, che gli dai contro a prescindere, devo. E invece la stessa cosa te la dice un altro e dici, devo. Io invece gli do contro, perché di buono non gli voglio dare la soddisfazione, però invece comunque ci rifletto e dopo magari torno dopo un po', però a dare subito la ragione non ce la faccio. Ero sempre abbastanza critico nel caso di Marco, non gli regalavo mai niente, cioè se diceva, se faceva bene dicevo sei stato bravo, se aveva sbagliato dicevo hai sbagliato, non dicevo perché mio figlio ha fatto bene, cioè lui, questa è stata una cosa che lui mi ha sempre riconosciuto e credo che mi rispettasse proprio per questo. Nonostante lui fosse un personaggio e avesse una capacità, diciamo, economica diversa, però stava alle regole che il papà gli dava. Questo mi ha sempre colpito. Lui era ospite di miei amici e dice, come posso fare per ringraziarli? Dice, guarda, compagli una cassetta di birra e gliela lasci in casa. Allora vedo, apre il portafoglio per comprare le bibite ed è completamente vuoto. E io gli ho detto, ma come, sei senza una lira, metti che fuori una cosa? Lui tornava a casa senza, col portafoglio completamente vuoto, però sereno come un pompiere. Proprio. Quando ha iniziato a guadagnare gli ho fatto così un sondaggio a Monte Carlo per capire cosa si potesse fare. Il fatto sta che siamo andati su 2 o 3 volte, ma addirittura abbiamo dato una caparra con un appartamento di 3 mesi. Poi siamo tornati per fare il contatto e lui mi fa, ma io babbo voglio stare a casa. Ma culo che avete fatto. Quindi abbiamo perso caparra di 3 mesi e siamo arrivati a casa e gli è finita la storia. Se la vita è fatta di incontri, bisogna anche saper mirare. In fatto di ragazze, Marco è appassionato come ogni buon giovane romagnolo che si rispetti. Ma il cuore che corre con lui ha un sobbalzo. Si ferma e riparte innamorato il giorno in cui incontra Kate Fretti, una coetanea della bergamasca con i tratti orientali e un'intelligenza viva e sensibile. Io ero con le mie amiche a dare i flyer per la Villa delle Rose. Vedo lui e dico, vado io. Mi avvicino e faccio Villa delle Rose stasera e Marco prende il flyer e dice sì, se vieni anche tu. Stai lontano da sto cuore. Lei penso che puntasse al mio amico, però io gli ho tagliato le gambe subito, senza lasciare stare, quello c'ha l'amorosa, gli ho tagliato le gambe alla bastarda così. Quindi nel giro di 15 secondi mi si sono spezzati tutti i sogni. Allora, con il mio amico di fiducia, Baffo, gli ho detto, Baffo, vieni con me, perché mi devi dire com'è questa qui. Ho chiesto cosa pensavo, ho dato il benestare e potuta. Se non ci fosse stato il benestare, io avrei avuto una X sopra. Hai vita mia. Paragonato a tutti gli altri, sapevo di non stare meglio con nessun altro, perché mi lasciava i miei spazi. Nonostante lui fosse una persona ingombrante, la gente si fermava e faceva le foto e a un certo punto ho chiesto qua uno che aveva fatto la foto con lui, perché hai fatto la foto? E lui mi ha detto, ah, corre in 2.50, se no né Marco né loro avevano detto niente. Agire, secondo la regola di Marco, ha portato un nuovo elemento di gioia e serenità. La profondità di Kate riaccende in Marco lo slancio. Questa faccia. I primi mesi io non ero predisposta, perché dicevo abiti a Rizzone, sei famoso, va a capire. Una delle cose che mi ha fatto innamorare è stato il fatto che mi facesse ridere così tanto, perché all'inizio non mi piaceva per niente. Perché poi l'amore a 17 anni, ho scoperto adesso che ne ho 27, insomma ne sono passati 10, non ha aspettative. E forse è l'amore più sincero e più profondo che puoi provare. Noi stavamo bene in mezzo agli altri perché dovevamo stare da soli, anche in vacanza. Io non sono mai andata in vacanza con lui da sola, ma per scelta, perché stavamo bene con gli altri. Le impressioni a caldo su questa super speciale?
aveva sistemato il discorso Morosa, stava benissimo con lei, feeling perfetto, lui era tranquillo, cioè lui aveva sistemato quell'altra cosa, per lui era finito, cioè top. Quindi lui era libero col mente di pensare al suo lavoro. Uno dei regali più belli glielo fa la vita, mettendo sul suo cammino il tecnico Aligi De Ganello, l'uomo sereno dallo sguardo luminoso e un faro nella notte. Quel 2007, avaro di risultati, è in realtà un tuffo nella gioia, un investimento umano e sportivo sul futuro. Marco e Aligi, con Paolo Simoncelli, la squadra, il manager Carlo Pernat, forse non sanno ancora di essere un nucleo vincente, ma sanno di stare bene insieme. E questo, secondo la regola di Marco, è tutto ciò che conta. La nostra guida spirituale. Lui ormai mi aveva preso simpatia, mi chiamava Ciao Bellin, pensa un po' che alla genovese, e si era creato un bel feeling, ma un contratto con la stretta di mano, uno di quei contratti all'antica, per far capire che personaggi erano sia il papà che lui. Io non aspettavo altro, dico la verità, perché l'avevo visto che era un pilota esageratamente forte. Era destino che fossimo assieme, se non mi cercavo lui, lo cercavo io. Aprilia mi toglie la moto ufficiale, mi danno un LE, mi sta sfiga qui, mi capita la fortuna che mi dicono: guarda, noi avremmo pensato per te come capo tecnico Aligi De Ganello. E mi contattò Daligna per seguire un ragazzo italiano con una LE. Io tutti pensavo tranne che potesse essere Marco. Da lì è nato la leggenda Marco Aligi De Ganello. È stato un binomio fuori di testa, una squadra eccezionale. Ci sono tutti i presupposti per aggredire di nuovo la 2,5 del 2008. Il gruppo Aprilia gli consegna una giriera non ufficiale con cui provare a fare i miracoli. Non sembra giusto, ma Simoncelli ci si adegua. Era un cane da pastore, lui una squadra la voleva sempre, sempre vicina a sé, e anche quando si mangiava a pranzo o a cena lui voleva tavolini uniti e mangiare tutti insieme. Era un modo anche per stare concentrati, perché comunque questo suo modo scanzonato che faceva apparire, però era un gran professionista, lui stava molto attento nella dieta, su quello che mangiava, stava molto attento negli allenamenti. Mi metteva alla prova perché mi chiedeva: ma perché mi stai facendo questa tecnica, a che cosa serve, perché mi fa male? E dopo 2 mesi era capace di chiedermi la stessa cosa, per vedere se gli dicevo, se rispondeva alla stessa maniera, perché era attento a tutto. Ma ce l'ha fatta, Simoncelli c'è, Super Pippo c'è, Super Pippo c'è, grande Sic! Gli facevamo delle modifiche e riusciva a sentire veramente le virgole, e questo poi me ne sono accorto, perché delle volte, sai, il meccanico magari fa uno sbaglio, invece di fare una modifica verso sinistra la fa verso destra, e lui rientrava e dice: ragazzi, qui c'è, sentiva le virgole. Fino lì era andato forte, era l'eterna promessa, ma non concludeva e faceva tanti errori. Da lì ha incominciato ad essere davvero forte. I'm the most happiest people in the world. It's fantastic win the first Grand Prix in 250. It's fantastic averlo fatto here in Italy. Una campagna mediatica tifa perché a Marco arrivi una moto degna del suo talento, la merita, e a metà stagione la ottiene. Con la nuova giliera ufficiale si instaura una sintonia perfetta. Anche una semplice moto può entrare a far parte della dimensione plasmata dalla regola di Marco. Con 6 vittorie e altrettanti podi, il Sic, ormai per tutti Super Sic, diventa campione del mondo. La nostra forza era appunto, gli ho detto: guarda, tu sei Sic e bisogna dire sbattersene i cosiddetti. E lui questa cosa qui l'ha presa in pieno, e lui dava il massimo di quello che aveva con quello che aveva. I think he was the guy that was everything, every lap, every corner, you know, every session, every practice, every qualifying, every race lap, he was as fast and as hard as I can go. And you know, he was learning kind of the hard way as well, but and he was a kid having fun, which is exactly what I remember myself being.
testa e avanti verso il traguardo per un pelo. Straordinario Simoncelli, giù, giù a cannone, un altro passo verso il titolo mondiale, Simoncelli c'è! Ho ritrovato la squadra per me ideale alla fine. Prima di tutto, cioè, c'è un bel clima, un clima sereno, si ride e poi i risultati alla fine arrivano di conseguenza. Era già da un po' che aveva preso la consapevolezza che si poteva fare, consapevole anche che era difficile, ma consapevole che si poteva fare. Partiti, siamo tutti con Simoncelli. Sembra quasi che li lasci passare. Dal muretto gli dicono: ok Marco, va bene così, puoi diventare campione lo stesso. Sono le ultime curve per Marco Simoncelli. Da Cattolica 1987 è campione del mondo, è campione del mondo. Bravo. Lui arrivò che era stremato, era completamente disidratato, completamente. C'è poco da dire, è stata una grande moto, un RSA voluta da Ligna, che non riusciva a vincere, ha vinto solo con Marco. Mi viene da sorridere quando qualche amico lo consigliava di non prenderla, perché gli dicevano, lo dico in dialetto, perché la sapiga. Molti dicevano che quando da riga lei si piegava, hai capito? Quindi non doveva prenderla, che lui si trova bene con lei. E lui gli rispondeva: facciamo una cosa, tu dammi la mia, che io ti do la tua, che così se va bene la mia ci vai meglio te. It's wonderful. Win the championship. Now I don't believe so much that I won, but I'm the happiest person in the world, I think. Non è uno dei pescicani che hanno bisogno di dimostrare qualcosa per tornare ad essere sereni e amati da qualcuno, ma è uno che è maturato diversamente, con una famiglia che la sera lo coccolava, e quindi i suoi tempi sono stati più comodi. Le braccia ed il sorriso aperti come quelli di un angelo che vola in estasi sono l'immagine più bella e significativa della carriera di Marco. Accade in Malesia, dove tutto gira, dove tutto tornerà con un altro volto, un altro conto. Ancora non riesco a rendermene bene conto perché sono un po' in trance, sono veramente stanchissimo. È bellissimo, e soprattutto dopo due anni molto difficili, dove tutti dicevano che insomma ero un pilota così, che valevo poco, sì ogni tanto ero veloce, però non valevo niente insomma. E invece quest'anno, grazie a quelli che mi sono stati vicini, ho dimostrato insomma che posso vincere, sono diventato campione, è bellissimo. Lo dedico a tutti quelli che mi vogliono bene. Qui ci sono scritti tutti i ringraziamenti. Sicuramente mancherà qualcuno, però insomma spero di averli messi tutti. Le sue persone per lui erano fondamentali, lui era uno che non tradiva mai. Si fidava del mondo intero, di tutti gli altri, cioè praticamente non c'era persona a cui non si rivolgesse senza fidarsi, era una cosa incredibile, io ho mai visto una persona così. In questo periodo ho capito che alla fine la parte tecnica conta molto, ma conta anche molto quella, almeno per me, dopo magari c'è il pilota che se lo sbatte in c***o, però conta molto quella umana, sì. Questa foto qui me l'ha fatta vedere a distanza di anni Paolo, e dice: vedi, era tutto scritto, era scritto che in 250 dovevi seguirci tu. Questa è stata un'invenzione di un meccanico, di Eugenio, che l'ha fatto di nascosto, senza niente a nessuno, e Atan avrebbe vinto il mondiale Callaghan,
che in quei tempi andava di moda questa barzelletta di Callaghan, grandissimo signore, e allora l'hanno un po', hanno ironizzato su questa barzelletta. C'è questo tipo che è uno sborone, insomma, e si chiama Callaghan. Allora lui si sveglia la mattina, si sveglia, si lava la faccia, va nel guardaroba, apre il guardaroba, 50 paia di giacche, 50 pantaloni, tutta roba firmata, allora, guarda un po' lì, poi fa, ah, t'an avrai il guardaroba, Callaghan, si dice, no? Allora così tutto, non t'avrai il guardaroba, eh. E niente, scende in garage, c'ha 10 Porsche, 4 Ferrari, la madonna, ah, t'an avrai la macchina, Callaghan. Allora un giorno decide di andare a trovare sua sorella che si era fatta suora. Allora va in questo convento, arriva all'entrata, trova una suora, gli chiede, guarda, io sono Callaghan, cerco mia sorella. E lui fa, ah, guardi, sua sorella si è fatta suora di clausura e quindi non può vedere nessuno perché lei si è sposata con Dio e quindi non può, insomma, le altre persone non le può più vedere. Lui un po' a malincuore se ne va, risale sulla sua Porsche, sta per mettere in moto, ci pensa un attimo e fa, ah, t'an avrai il cugnet, Callaghan. Mi ricordo che sono andato a prenderlo a Bologna e lui è voluto salire in macchina con me e abbiamo tirato fuori una bandiera immensa per Bologna col 58, sai, quelle bandiere grandissime. E andavamo a casa di Alisi e a un certo punto incontriamo la polizia. Dico, Dio, boh, Marco, adesso questi qui ci fanno una multa e ci portano dentro. Invece questi qui ci sono venuti vicino, ci hanno fermato. Ma dove dovete andare? Dobbiamo andare a casa di me. Ma dateci l'indirizzo. E siamo arrivati scortati dalla polizia a casa di Alisi. Vince il mondiale, da lì tutte le ragazze, cioè, le aveva, faceva così, le aveva i piedi. Nel 2008 poi non era neanche così carino, cioè lui è diventato bellissimo secondo me verso 2010-2011 che iniziava ad avere, andava per i 25. Ogni volta che si avvicinava una ragazza, una bella ragazza, dicevo ecco quanto mai siamo usciti, quanto mai siamo venuti qua, la vivevo male. Quindi ho detto, allora se siamo insieme lui vuol dire che mi sceglie tutti i giorni, non sono io che lo sto obbligando a restare con me e viceversa. Quindi perché devo stare così male? E mi sono detto, cioè, ho dovuto fare un lavoro da sola. If you were on a desert island, what would you bring with you? Just one thing. But the water and the food are already on the island. Yes, so. A girl, beautiful girl. Anzi, lui broccolava di brutto davanti a me con le altre, ma perché io sono del parere che, cioè, in una relazione non ti puoi togliere anche il broccolare con le ragazze, cioè dire due battute, farlo su. Sì, se ti apparte le offri da bere, anche no. Però se ti fermi, gli dici due cazzate o fai lo stupido e ci sono lì anch'io, è evidente che non stai nascondendo niente. Cominciavano ad arrivare delle richieste di discoteche. Dai, vieni che stai qua un'oretta, ti diamo 10 milioni, 20. Io ero tutto, dai Marco, andiamo, che fino adesso abbiamo raspato, dico, adesso magari. Lui mi guardava e dice, anche no, babbo. Come anche no, Marco? Ma io faccio il pilota, non faccio mica il tronista. Ah, bene, posto. Beh, a parte che magari nelle discoteche, anche fino all'anno prima, magari, capito, in quello un po' fighetto, non ti facevano entrare perché eri vestito male, così. Sì. Invece adesso magari arrivo lì, tipo, non dico che stendo nel tappeto rosso, ma e quello alla fine dice, Dio, non sono sempre io, che cazzo ti cambi. Allora arrivo lì, fuori da sta discoteca, arriva un tipo e mi fa, oh ma Dio, lo sai che sei uguale a Simoncelli te? E io gli ho fatto, Dio, lo sai che me lo dicono tutti, cazzo. E lui, no, ma parli anche uguale, grande, ma com'è che fai? E io dico, ma te sei sveglio come puoi. Gara bagnata, Gran Premio d'Italia, tutto pronto per la partenza. Che scatto Marco Simoncelli, che guizzo! La carenata di Bautista sulla carena di Marco Simoncelli. Pasini ne approfitta e si mette davanti. Ci conoscevamo talmente tanto bene, ognuno dei due conosceva i punti deboli dell'altro,
che veniva fuori una bagarre della Madonna, ma pulita, con rispetto. Una delle uniche gare che non ho guardato in diretta per gli ultimi tre giri, perché poteva succedere di tutto, la pioggia, si sorpassavano, l'ho sentita più che altro dallo speaker del Mugello: Simoncelli, Pasini, Pasini, Simoncelli. Oh mamma, che duello, che delirio! Simoncelli ci prova, molla i freni, Mattia Pasini, dall'esterno Simoncelli! Due amici, sì, ma che schiaffi! Di nuovo Pasini! Siamo tutti resi conto che, cioè, quelle cose lì che facevamo con le minimoto le abbiamo fatte davanti a 150.000 persone sotto l'acqua in una gara del motomondiale, e è stato veramente bellissimo. Bravi, bravi Pasini, Pasini c'è, bravi ragazzi! Gli tirava il culo perché aveva preso la paga, però quando mi è venuto a abbracciare a me era più felice lui quasi di me che avevo vinto, quindi è stato un momento veramente irripetibile, purtroppo. Il difficile era il dopo mangiato, che voleva che andassimo tutti a casa sua a rivedere la gara, e lì diventava un'impresa, perché una gara che dura normalmente 40 minuti, lì ci volevano 3 ore, perché ogni curva si tornava indietro, si andava avanti, si faceva il commento, ma no, che non era vero, e ritornava indietro, e ripartiva, e si faceva le 2, le 3 di notte per vedere questa gara. Il 2009 è un anno di mezzo. Marco resta preso con la sua 2,5 in un'altalena di risultati, infortuni e cadute che fanno sembrare quella stagione una meravigliosa ingiustizia. Sarà terzo nel mondiale vinto da Aoyama, nonostante 6 vittorie. Altra cosa bellissima, qui Marco era piaciuto lì la vittoria a Indianapolis. Questo credo fosse uno dei circuiti che più amava, gli piaceva tantissimo. E quella striscia di vecchia pavimentazione sulla linea di arrivo, e devo dire che quando ha vinto e ha portato a casa questo trofeo veramente si sentiva bene. La sua strada verso la MotoGP è segnata, aperta e conclamata, quando, partecipando da ospite alla gara di Imola della Superbike sulla potentissima Aprilia che guiderà Biaggi al titolo, riuscirà a centrare un podio da rimanerci a bocca aperta. Esaltante, direi esaltante, perché lui ha preso in mano questa moto il mercoledì al Mugello con le prove. Poi c'è stata la grande gara, il bel sorpasso che poi nel tempo ho imparato a conoscere Max Biaggi, e allora una volta entrato in confidenza gli ho detto: comunque dai, Marco era arrivato lungo e non poteva far meglio, e lui mi ha risposto: no, non è vero niente, perché lui era perfettamente sul cordolo e quindi aveva fatto una staccata perfetta. Lì doveva fare da compagno di squadra a Max, a Biaggi, e chiaramente Biaggi stava lottando, correva per il campionato del mondo. In gara 2 gli dico: mi raccomando Marco, un po' così anche per sdrammatizzare nei momenti quando si è in griglia, non fare la stupidata di stare davanti a Max. Arrivati, ricordo che Marco disse al palco chiuso: abbiamo fatto la cazzata. No, abbiamo fatto la cazzata. Grande Marco, veramente, da tanto tempo aspettavamo uno come te che la manetta la tiene aperta, senza tanti fronzoli. Sinceramente non è importante se vincerai 4 titoli mondiali o solo uno, è importante avere uno come te che fa quello che ritiene giusto senza tante storie. Bravo così, per l'atteggiamento, per aver accolto una sfida difficile, per averla vinta e per essere come sei. Imola era con te e qualcosa vorrà pur dire. Lo sport, il motomondiale e persino gli sponsor vedono in Simoncelli un predestinato, una bomba mediatica, un vero personaggio. Era voglioso della MotoGP, era il momento dove lui era pronto per il passaggio, lo sentiva dentro di sé, ne aveva bisogno. Ricordo quando ho parlato la prima volta con Nakamoto, che ha fatto il contratto, una delle cose che gli ha detto: siccome io non sono uno che arriva e spacco tutto subito, dice: ho bisogno di un contratto di almeno 2-3 anni. E credo che Nakamoto gli ho detto: va bene. Il primo incontro è stato
a Bologna, super segreto. Direi che quella mattina siamo arrivati in orario e ha pensato bene ad andare in bagno, è stato 20 minuti in bagno. È l'unica volta che siamo arrivati in orario. Perché la mezz'ora di ritardo faceva parte del suo DNA. Ci arrivava in anticipo, non andava bene, c'era qualcosa che non aveva funzionato. Lui aveva un foglietto scritto da Paolo e da me, delle richieste da fare, dell'ingaggio, degli spazi, tutto qua. Ora dico, uno parlava romagnolo e l'altro parlava in giapponese. Tutte le volte che lui gli diceva 100.000, l'altro, ah sì sì 100.000, spazio casco in più, sì sì casco, cioè ridevano come matti. Sono usciti che hanno fatto il contratto, non c'era bisogno di noi. Hi, I'm Marco Simoncelli, I'm the throttle engineer for team San Carlo Honda Gresini. Super Sic ritrova Dovizioso in pista, ci trova l'amico Valentino Rossi, trova Lorenzo, ma anche Pedrosa e Casey Stoner. È un'era pazzesca in cui lui guida una moto da 800 centimetri cubi non ufficiale, che per il carattere del motore e la mole di Marco non è perfetta, ma non gli impedisce di entrare nel giro dei grandi. È sempre stato un pilota e una persona generosa e quindi la maggior parte delle volte sbagliava, perché esagerava, faceva sempre di più di quello che doveva fare. Marco si vedeva che era arrivato. Negli ultimi anni l'avevano capito tutti quanti che Marco arrivava e che dava fastidio. La Honda per il 2011 gli riserva una moto con trattamento ufficiale. Marco può finalmente andare come sa. Non riesce però a rinunciare all'irruenza che ha dentro. È un'era in cui alcuni piloti spingono moltissimo per il sorpasso pulito, teorizzando una moralizzazione delle manovre in pista che è distante dalla vitalità competitiva di Marco. Avrebbe detto le stesse esatte cose al bar dietro casa con i signori che giocavano a briscola, avrebbe risposto allo stesso modo, quindi questo era Marco. Gli dava fastidio soprattutto le chiacchiere che non gli appartenevano, ma poi quando andava in moto riusciva a resettare e a essere se stesso. Un incidente con Pedrosa in Francia, a cui fanno seguito minacce dei tifosi spagnoli, renderà necessario mandarlo in Spagna con la scorta. Si sente nel giusto, non ha nulla di cui temere. Sta bene con se stesso e con i suoi. Pista era molto, molto cattivo, era forte, cercava sempre il limite, ti cercava anche quando era in bagarre, ti cercava di portare a te al limite, anche se la guida era diversa, però quando eri con lui dovevi cercare di stare sempre molto, molto teso al limite. Non se ne è dato pace di quanto gli spagnoli l'avevano praticamente combattuto e attaccato, non se ne dava pace perché lui era convintissimo di fare una cosa con un po' di aggressività, i piloti devono essere aggressivi, sennò i piloti non sono piloti, e lui ci rimase talmente male che non avete un'idea. Il rispetto che aveva lui per gli altri piloti era immenso. Lui una volta mi disse, io quando sono in pista do tutto perché è quello il mio istinto di pilota. Ricordo che andammo poi alla gara a Barcellona, dove lui arrivò, in teoria doveva essere intimidito, massacrato dalla stampa spagnola con queste minacce, no? E aveva due guardie del corpo con lui, quindi una condizione per andare a correre pessima. E lì fece la pole position, disse guardate se mi sta guardando qualcuno in strano che magari questa pole gli dà fastidio. Quindi ci scherzava però anche sopra, non ci credeva, diceva vabbè la gente non può essere così cattiva. Marco è sempre addosso ai primi, c'entra tre quinti posti, tre quarti posti, un terzo a Brno ed un secondo in Australia, che rimarrà per sempre il suo miglior risultato. È terzo Simoncelli, primo podio in MotoGP, è un fiore che sboccia un'altra volta. For me the biggest memories I have is the fact that I got to stand on the podium when he arrived the first time on the podium. Towards the end of the season, you could see that he was becoming one of the front-running guys and would be one of the guys pushing in the next year. So this was really impressive how he handled it and how he came back with a little bit more maturity, a little bit more respect. Il sorpasso di Simoncelli su Dovizioso, la rivalità di sempre che torna. Avrebbe potuto ottenere più risultati in passato, secondo me.
però lo ha portato a comunque alla fine arrivare in MotoGP top class e incominciare a fare i podi. Quindi non lo so, cioè mi viene da pensare che avrebbe progredito ancora. Già con l'800 lui avrebbe potuto vincere delle gare, solo che lui non so per quale motivo doveva sempre faticare nelle sue imprese. Una curva da prima, fa la faccia in seconda, così sono più tranquillo, boom, è andato in terra. E quindi è stato, per lui le cose facili non gli venivano. Eravamo sicuri che con l'arrivo del 1000 lui avrebbe avuto meno svantaggi, quindi avrebbe, diciamo, il suo potenziale sarebbe stato comunque valorizzato diversamente. Secondo me sarebbe diventato campione del mondo anche della MotoGP. Era molto giovane ed era nelle grazie della Honda, quindi questo è molto importante, nel senso che probabilmente avrebbe potuto correre con la moto ufficiale. Aveva il contratto dell'Honda per l'anno dopo con il 1000, lui era il settimo cielo, forse per quello ha deciso di andarsi. La regola di Marco ha fatto sì che la sua vita ora sia un fiore che è sbocciato e si sta aprendo. Se ne sente il profumo, si parla dell'erede. Dopo il podio dell'Australia, Marco Simoncelli si concede con la famiglia e con Kate una vacanza alle Filippine, dove rilassarsi prima della gara malese, dove il cerchio sta per chiudersi. Non importa la dinamica, è quello che è imparabile. Importa ciò che il destino ha scelto, ciò che Dio vuole il 23 ottobre del 2011 a Sepang. Il racconto si spezza, non c'è nulla di comprensibile. I tumulti di un paddock in costante tensione si trasformano in una coperta morbida di silenzio in cui ognuno pensa a cosa ha perso, a chi ha perso, a quanto sia stato bello averlo. Finisce la prima vita di Marco Simoncelli, ma pare che la sua regola voglia che nel suo nome ne cominci un'altra. Quando si arriva in moto era il suo mondo, la sua vita, quindi noi abbiamo contribuito, abbiamo fatto di tutto perché ciò accadesse, e poi dopo succedono delle cose che non puoi prevedere. Avevo pensato alla sedia a rotelle, all'incidente grave, tutto, ma non avevo mai pensato alla morte nettamente. Ti sei voluta divertire. Aver saputo che lui sarebbe finito così e avergli tolto la moto prima, l'avresti ucciso fuori, perché lui era un cavaliere da moto. Mi ricordo in occasione dell'incidente di Tomisao a Misano, lui con la lacrima agli occhi ha chiuso la visiera dicendo che comunque Scioglie era morto facendo la cosa che amava di più. I piloti di moto trascendono giocando a scacchi con il rischio e il pericolo alla morte. Ma il vantaggio e la grandezza da cui veniva la simpatia di Marco Simoncelli è che rispetto a tanti altri piloti lui sapeva che era seduto a quella scacchiera e sapeva chi ci aveva davanti, perché senza di lei non avrebbe potuto costruire la grandezza infinita che rimarrà immortale di Marco Simoncelli. Ora sì, ora sembra che il mondo si accorga che Marco Simoncelli non c'è più, che il mondo abbia il rimpianto di non averlo apprezzato abbastanza. Secondo me è giusto comunque fare le cose per bene, essere seri in quello che si fa, però è anche giusto non prendersi troppo sul serio, insomma. Alla fine
in qualsiasi cosa, secondo me, se la fai quando hai il buon umore, che comunque ridi e sei sereno, ti riesce meglio. Appena arrivati a Tokyo, questo signor Paxi di Mosso. Era sempre ironico. Ho scoperto che l'ironia non è per tutti. È inutile che tu pensi a risolvere 5 problemi tutti insieme, devi fare uno alla volta e vivere come se non ne avessi. Mi faceva proprio ridere, cioè mi dava gusto passare il tempo con lui, perché era molto serio e molto impegnato e quando faceva il pilota, però per il resto era proprio un pataca, no? Che ti faceva. Era divertente stare con lui. Mi ricordo l'ultimo compleanno che abbiamo fatto, dove è finita fra me e lui a torta in faccia, capito? Quindi eravamo belli affiatati, belli contenti entrambi. Sento suonare, vado ad aprire, sì, ti ho detto, ma Marco, cosa? Sta buono, va là, che mi scappa da cagare. E dovevo decidere se cagare da voi o dalla mia nonna, ma mi sembrava brutto dalla nonna, perché non vado quasi mai a trovarla. Allora sono venuto a cagare da voi. Marco era semplice, ecco, quando ce l'avevi davanti ti... Cioè, non... Eri fregato. Lui non gliene fregava niente di dove era, chi c'era o la situazione. Lui, se doveva fare una cosa, la faceva e se ne spatteva. Era sempre competizione, a carte, a biliardino, a pallavolo, a calcetto, con tutto. Dovevi salire una scala, fermi tutti, si partiva e lui voleva fare chi arrivava prima in cima. Oppure un giorno io quasi tengo 2 giorni il collare perché siamo andati coi kart e lui mi ha buttato fuori, ma malamente, ma che sono andata contro un barile, sono scesa incazzata come e gli ho detto, ma ti sembra? E l'ho detto, e dovevo passare. E ho capito, ammazzami perché devi passare. Era delle bellissime partite, io, suo papà, Ligi. Ma veramente, guarda, da divertirsi, per me c'è anche molto in giro. Mi ricordo una sera in Hospitality che stavano giocando a carte, è venuta a mancare la luce e lui col telefonino, ha acceso il telefonino, è andato a prendere una candela, ha acceso la candela e dice questa partita si deve finire. Non sarebbe un vincente o un world champion, se uno partecipa per fare secondo non, non ce l'hai dentro. Ora come una magia, il numero 58 è dappertutto. Ora c'è chi si accorge di aver avuto e perso il figlio che non ha mai avuto e forse non avrà mai. Noi abbiamo vissuto 25 anni bellissimi, questo non ce li toglie nessuno. Paolo dice di me che sono stata l'eredità che gli ha lasciato Marco, no? E la stessa cosa penso io di loro. Sei in quel posto lì perché qualcuno ha voluto, insomma, che... tu continuassi a fare quello che più ti piace. Siamo solo noi. E lì con Paolo, che è stata una persona ancora di più, che facevamo fatica a salutarci, ci siamo capiti, senza dire niente, senza fare niente. Capita a volte che ci sentiamo per messaggi, o anche dopo i risultati di una gara, o dopo che è successo qualcosa di particolare, e mi scrive, è successo. Beh, è bellissimo questa cosa, perché è vera. In pista manca, ma mi manca molto di più nella vita normale, nelle cose normali. Sono dei momenti che mi sembra, sai, quando hai quelle sensazioni che ti guardi, poi ti passo subito, però... Sono andato in ospedale a fare una visita ed ho preso il numerino ed eccolo qua. E quando l'ho preso, mi sono girato e gli ho detto dove sei, spattacca, sei qui. E la stessa identica cosa quando uno fuma. Perché mi aveva detto tanto tempo, smetti di fumare, fa male, fa male, fa male. Io ho smesso. L'ho smesso la settimana che non ho fatto in tempo a dirglielo. Siamo solo noi. Ora chi ha delle regole pensa che ce ne sia forse una sola che vale più delle altre. La regola per cui l'uomo ha successo, vive e sopravvive a se stesso quando riesce a avere attorno a sé amore ed armonia. La regola di Marco. Io sono andato a prenderlo a Roma quando è arrivato e per venire a casa ci siamo fermati in un autogrill a fare colazione, non mi ricordo.
e lui era in, verso Perugia, da quelle parti là. E in questo autogrill c'erano dei ragazzi in moto e hanno visto che eravamo noi, e questi ragazzi hanno telefonato ai bar andando avanti, e ogni bar che passavamo si aggiungevano delle moto dietro di noi. Siamo arrivati a Gubbio, dietro c'erano 40-50 moto, così senza sapere, nessuno sapeva che passavamo, solo per fare questo passavoce mentre venivamo su, hai capito? Siamo arrivati qua e dietro avevamo la scorta. Non avrei neanche mai immaginato che Marco fosse così amato nel mondo. Che è amato da tutti, dalle vecchiette, dai signori anziani, dai bambini a cui vengono raccontate le gesta di Marco. La leggenda di Marco raccontata dai nonni, ai figli, ai nipoti, per me è eccezionale. Quando è successo l'inimmaginabile, silenziosamente, senza chiedere il permesso, senza passare la voce, spontaneamente e in ordine sparso, sono comparsi sui vetri delle porte di quasi tutte le classi disegni, fotografie, brandelli di articoli di giornale, strappi di riviste, scritte colorate. Il volto sorridente di un ragazzo dall'aria simpatica mi insegue per i corridoi quando mi affanno a spostarmi da una classe all'altra. Quel ragazzo mi parla dei ragazzi che lì lo hanno messo per dire qualcosa. Qualcosa che non potevano tenersi dentro, che avevano bisogno di condividere in qualche modo, che anche noi dobbiamo sapere. Qualcosa che ci stanno urlando silenziosamente dai vetri delle loro porte. Non ho risposte, non credo che nessuno ne abbia di facili e buone per tutti. So però che qualsiasi cosa i nostri ragazzi nascondano nel loro cuore, assai lontano dalla nostra portata, sarebbe facilmente raggiunta da qualcuno che parlasse loro a nome di quel viso appeso sui vetri. Marco, sorridendoci dall'alto delle porte, ci darà comunque una mano.